Ciao ragazzi, oggi insieme prepariamo una delle basi della pasticceria, la crema pasticcera. In realtà gli ingredienti, così come il metodo, sono abbastanza semplici, ma bisogna seguire alcune tecniche per ottenere una crema estremamente, estremamente cremosa, lucida e semplicemente fantastica. Iniziamo! Come prima cosa, in un pentolino uniamo il latte intero, metà dose di zucchero eviterà che il latte si bruci, e portiamo il tutto sul fuoco. Dobbiamo far sfiorare il bollore, quindi non appena vediamo che comincia a fumare possiamo spegnere. Da parte, in una ciotola uniamo i tuorli, la maizena o amido di mais, il restante zucchero e in ultimo l'estratto di vaniglia. Se invece usate la bacca potete mettere i semini qui e la bacca ad infondere nel latte che scalda. Allo stesso modo, se volete una crema pasticcera al limone, la scorza di limone va nel latte. Dobbiamo solamente far amalgamare gli ingredienti, non c'è bisogno di montare il composto. Il latte è caldo, ne aggiungo circa la metà al composto di tuorli. Nel caso aveste utilizzato la bacca o la scorza di limone, andatele a togliere prima di fare questo step. Mescoliamo subito e riaggiungiamo il tutto nel pentolino. Mi raccomando, tutto, tuttissimo nel pentolino. E ora cuociamo a fuoco medio-basso, mescolando sempre, dal centro verso l'esterno. Vedrete che dopo un paio di minuti inizia ad addensarsi, l'importante è che arrivi al bollore e mescolate sempre, mi raccomando. Non appena la crema inizia a bollire, possiamo toglierla dal fuoco. Dobbiamo farla bollire perché solamente così la maizena si attiva. A questo punto uniamo il mascarpone, un ingrediente insolito ma che fa veramente la differenza. E già adesso la consistenza è spettacolare, ma il gusto? Rispetto alle ricette classiche per la crema pasticcera, io vado ad utilizzare più tuorli e il mascarpone, che danno una cremosità unica a questa crema, oltre anche a renderla molto più rotonda a livello di gusto. In più utilizzo la maizena al posto della farina. La farina infatti renderebbe la crema collosa e opaca, la maizena invece la rende super super liscia, di una bella lucidità e semplicemente perfetta. Ancora calda, se siete pignoli come me potete setacciarla per essere sicuri di togliere ogni eventuale grumo. Ma la cosa importante è quella di metterla in una ciotola ampia e di mescolare per un paio di minuti per far scendere la temperatura. In poche parole deve risultare tiepida. E poi se non siete sicuri potete sempre assaggiarla, ecco. Questo è anche il momento giusto per unire pasta di pistacchio, di nocciole o quello che più preferite per ottenere una crema super goduriosa. E per farla freddare completamente abbiamo due opzioni. Se abbiamo tempo, nella ciotola, pellicola a contatto sulla crema e siamo pronti per metterla in frigo. Se andiamo di corsa, teglia bella larga, la foderiamo con pellicola trasparente, la stendiamo bella sottile così si raffredda super velocemente e poi, anche qui, importantissimo, la copriamo con pellicola a contatto. E una volta fredda, guardate, guardate che consistenza pazzesca! Anche così, semplicemente al cucchiaio, ve lo giuro, è una goduria infinita. E adesso ragazzi non resta che l'assaggio, cioè una consistenza così incredibile e anche veramente perfetta per andare a riempire dei vignè, magari con l'aggiunta di panna montata, quindi per fare una crema diplomatica, ma anche così servita con della frutta fresca e qualcosa di pazzesco. Direi quindi di andare all'assaggio. Ma io poi amo la crema, io amo le creme, amo la crema pasticcera. Allora, la cremosità credo di non doverla neanche spiegare, fantastica. La vaniglia che veramente, come dire, dà, secondo me accentua anche la dolcezza di questa crema, super profumata, grazie a questa infusione. E poi ragazzi, la dolcezza giusta, non è per niente nauseante, i tuorli danno un bel colore ma non sa di uova. È perfetta, non vi resta che provarla. Ciao amici!